Non si merita tutto questo che sta succedendo per niente. Per niente, perché ce ne ha avuti già parecchi di disgrazie, quindi purtroppo per una persona che ha i suoi problemi, adesso anche questa è una grande batosta. A parlare è Lara, la figlia di Angelo Andreozzi, il 65enne di San Marcello, è il finto cieco di cui tutti parlano dopo le indagini avviate dalla procura e svolte dalla Guardia di Finanza. Il non vedente che prende l'autobus, gioca a lotte e si muove senza bastone, che ora è indagato per truffa aggravata perché da 16 anni percepisce la pensione di invalidità. La famiglia lo difende, l'uomo vedrebbe solo ombre. Smentiamo tutto quello che è stato detto, poi prossimamente vediamo come vengono fuori i fatti, come sono i fatti. Poi faremo tutto quello che è necessario fare. È stato anche un dolore per la vostra famiglia? Molto, molto, perché già aveva i suoi problemi. Spero che poi dopo alla fine verrà fuori la verità. In paese chi lo conosce descrive il disagio dell'uomo. Ho letto sul giornale un falso cieco. Allora, lui probabilmente, se non è cieco, comunque non ci vede bene per niente. Questo è fuori dubbio. Sì, c'ha i problemi, non so, gli cascava, gli cadeva un soldo, qualche cosa, aveva problemi per raccoglierlo. Non ci vede veramente. Io questa persona la conosco da tanto tempo, quindi ci parlo anche. È chiaro che quando cammina per la strada io lo chiamo, lui mi viene vicino così per guardarmi. Quindi significa che non ci vede sto uomo. Che poi quanto non ci veda non lo so. Le tabelle del 1996 non erano uguali a quelle tabelle di oggi, pertanto uno che ha usufruito dei benefici del 96 sono le tabelle sanitarie del Ministero della Sanità diverse da quelle di oggi, state cambiate 7 volte le tabelle, pertanto se una volta uno aveva un decimo era cieco totale, adesso non è manco più parziale, perché adesso ci vuole un 20° per essere parziale, allora bisogna avere anche i certificati medici come state rilasciati. Capito? Perché questo significa istigazione a delinquere, al suicidio, una persona la portate come l'avete scritto nei giornali, perché una persona che è debole che cosa fa?